Io riprenderò il backstage di questa diretta. La smetti? E c'è Marina che lava i piatti. Amore, smettila. E quando è che inizia? Oh, è iniziata. Ciao, ciao a tutti. Perché parli come una della televisione? Così, perché ciao, mi fa così. Ciao. Oh, with everybody. So we're here in our house in LA. Parleremo. Hi guys. We're gonna talk a little bit in English, a little bit in Italian. So depending on what kind of question you guys and I'm ready for ask. Both he's like really good in English right now, he's taking lesson. I wouldn't told you. I would have told you. Hey, well. Hi Ariel. Beh, abbiamo, sono già 19.000 persone. Hi. And okay, we're here. Cos'è questo cosa secondo te? 90. Non so. We're here to answer all your questions, che saranno principalmente tipo salutami, ciao. Per ora ci sono solo smile e cuoricini, okay. Però va bene. C'è anche Mati qua con noi. Mati, ciao, saluta in live. Zero proprio. Ecco, ciao Leo. In diretta io sono in mutande. Amore, dire. Smetti, sì, è in mutande, Fede. Amore, non far vedere che c'ha... Si vedono... No, non si vede niente, spero. Hi! Si vedeva una palla. C'è Pardis. How do you pronounce his name? Federico. Fedez. Federico. Fedez. Like Fedez. In America we say Fedez, but it's Fedez. 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 Leo nasce fra un po', non si sa. La data in realtà era il 9 aprile, ma non si sa. La verità è che non vuole dirvela, perché io lo so. No, non puoi saperlo, nessuno lo sa. Ma come no, io lo so. No, nessuno può saperlo. Hello Turkey. Chi è il PA? Ma Turkey vuol dire tacchino. No, Turkey è anche Turchia. Ah. Chiedono chi è il PA. Il PA in inglese o? No, in italiano. Il PA è... Però pare che ci sia abbronzatissimo. Ah, non sono abbronzato. Vabbè, un po' sì. Allora, il PA, chi è il PA? Rispetto a me. Il PA è ufficialmente il mio assistente, però in realtà è un amico che mi aiuta a non impazzire. Ed è molto molto bravo. Sì. Spiega in inglese, amore. You have to explain to Ariel how did we meet? How we met? So we met 1 year and a half ago. Mm-hmm. She texted me. No, we didn't meet this way first. Yeah, sure. No. She texted me because I'm super cool. And she was in the list between our 1,000 girls, so I chose him, her, him, maybe, non so, non si sa ancora. So we text each other. Ariel is really trying to explain, huh? We text each other for maybe 2 months, in mm-hmm. August, July, between July and August, mm-hmm. and then we finally met mm-hmm. in we met before also, it's not the full story. Yeah, we met, cosa hai detto adesso? Che non ci siamo mai visti, che ci eravamo visti prima. But we met each other officially, like for dating, 2 months later, beginning of September, texting. And after abbiamo limonato. And then we made out and we started kind of dating. Mm-hmm. But paparazzi photos came out from our first date, and it was kind of very private because it was in a hotel. And since I didn't have paparazzi following me at the time, but he did, I blamed him and I thought he sent the paparazzi. So he got really mad at me and stuff, but then we kind of started joking about it, and then we started officially dating. Ha detto l'inglese non è per te, fidati. No, però non è vero. Tutti gli americani hanno apprezzato. Non è vero, ha parlato bene. lui non sta capendo. No, sta capendo tutto, ragazzi. Guardate che lui non parlava zero inglese. Adesso capisce il 99% e parla bene comunque. Parla ho detto i verbi giusti. Sì, hai fatto qualche errorino. No, non è vero. La Fede dice, bravo Fede, I would have told you. I would have told you. Ok.
Perché mi sono tatuata Luce, perché era un mio soprannome, perché sono ossessionata dalla luce e da quello che significa. Vabbè, amore, Che non cazzo lo so. vuol dire? Perché ti sei tatuata quella specie di ragnatela? Perché i miei tatuaggi non hanno senso. Sergio, si vede dalla faccia che non capisce Ma non è niente. vero, io sto capendo tutto, raga. Io capisco tutto. Appena visto un video bellissimo. Posso consigliarvi un video Sì, è bellissimo? veramente bellissimo. We've just seen like a new It's music video that is just came out insane. this amazing video of Lil Dicky with Chris Brown. And he's a fucking genius. Yeah, it's amazing. Like the song is great and the music video is insane. Perché avete scelto il nome Leone? Dillo tu. Vabbè, In italiano e in inglese. Abbiamo girato 36 volte. ma amore, stiamo rispondendo alle domande. A Chiara piaceva Leone, a me non piaceva. Però poi, alla mia festa di compleanno, ero con Mica e Emanuele Agnelli in camera, perché lei stava dormendo in camera, e mi avevano regalato il libro dei nomi. E praticamente Mica fa, dai, metti un dito e sceglilo a caso. Ho messo il dito, aperto, ed è uscito fuori Leone. Quindi ho detto, beh, Era il destino. non posso oppormi al destino. Io invece ho sempre adorato, mi piaceva sempre l'idea di Leo come No, di soprannome. la verità, dai, che posso No, porre adesso niente. anche dico anche Cioè, un quello. giorno gli ho detto, ma perché vuoi chiamarlo Leone? Mi ha fatto vedere una scena del Re Leone, si è messa a piangere, e No, perché io io piango ero tipo sempre così. nel Re Leone, Boh. piango sempre quando Re Leone è il mio cartone animato della Disney preferito. E poi prima, vabbè, poi c'è un significato migliore, cioè un po' più profondo, te l'ho detto mille volte, amore. Che prima di l'estate, prima mentre cominciavo a mandarci messaggi io e Fede, però quando ero Sei stata single, attaccata dal Leone. no, mi ero tatuata tipo a fine agosto, il 1 settembre, non mi ricordo, questo tatuaggio che sono due leoni, un leone e una leonessa, Io che per me ho un brufolo rappresentavano, sulla coscia, ma aspetti, ora mi stavo guardando se mi uscivano le che palle dalle amore, mutande. Scusa. che rappresentavano per me l'amore. E subito dopo io e Fede siamo usciti per il primo appuntamento e poi è andata bene, per ora, fino adesso è andata molto Volevo bene. informare tutti che ho un brufolo sulla E coscia. quindi da lì è nato, da lì ho sempre adorato il nome Leone e mi E anche piaceva dare. Leopoldo, eravamo No, indecisi tra Leopoldo Leone e piaceva solo a Leopoldo. lui, a me Non proprio è non è mai. vero, a me non è mai Leopoldo piaciuto. neanche a me è mai piaciuto, ma Era sei una fuori? Va battuta. bene, niente. Fra quanto nasce non si può sapere, è tutto molto. Alla Non fine di si può. questa diretta. Subito dopo questa diretta. Spam. No, dovrebbe nascere, in teoria la due date è il 9 aprile. Probabilmente nascerà un po' prima, però non si sa quando, non possiamo saperlo. Non è vero, non lo so, cioè non è vero, assolutamente. Oh, guarda c'è Chris! Ciao Chris! Ciao Chris, stavo parlando al telefono con lui prima. Perché Dovete tutti seguire Chris Brave Official, che è super mi tagli carino. la faccia, sono Ma scusa, perché stronzo. è scomodo stare così? Tienilo tu allora. Ci sposiamo, non si può dire quando, Ah, non si però in può dire, gli ho già quest'anno, detto. no, quest'anno, entro l'estate. Fede, do some dissing. A chi? Non lo so, dicono che. Come si chiama il PA? Sergio? Sergio. Ma do Sergio. some dissing a chi? Non lo so, hanno scritto solo. Verrai a Codogno. Mami mi chiedono se andiamo a Codogno. Dov'è Codogno? Mia nonna, è vicino a Milano, mia nonna abita a Codogno. Mio figlio si chiama Federico Leone, ma dai! Quindi è vicino l'arrivo di Leo, sì, molto vicino. Cioè, vicino, questione di settimane o di non si E sa. io ho comprato tutti i vestiti più fighi perché Chiara ha preso dei vestiti bruttissimi. Il PA ha vinto il Porsche, chiede Fardis. No, è No. stato bravo. Perché Fede adesso è tipo a dieta, mentre io mi sto tipo rovinando di Io sono cibo. Sto mangiando muscolosissimo. qualsiasi cosa per cercare di prendere qualche chilo in più e per far crescere anche Leo nelle ultime settimane. Lui è super a dieta ed è super fisicato. Vuoi far vedere o no? No, non vuoi far vedere i Vi tuoi faccio vedere una addominali. scella se volete. Madonna, sta scalciando adesso. Anche Leo vorrebbe far parte della diretta che sta scalciando. So Leo was kicking right now, so I thought he wanted to be part of the Instagram live, but he can. Sergio sta dicendo, l'avrei vinto in realtà, ma rispetto per il futuro papà. Ma ti salutano, mamma, stanno dicendo se stai friggendo perché sentivano dei No, rumori. stavo Stavo lavando lavando i i piatti. piatti. Mia mamma Ciao! stava lavando Sto i proprio piatti. facendo la mamma italiana. Mia mamma è lì. No, il PI non è il nostro schiavo, è un assistente che è Ma bravissimo che ed è anche un amico. Ma sì, è uno schiavo! stronzo che c'è sta roba. Vai a vedere Leo mentre scalcia, non si vede. È qua, vedi. Però non si Se vede. volete vi faccio vedere il mio brufolo sulla coscia. Amore, nessuno interessa. Ok. E dove ci sposiamo è un. Non lo possiamo Ma se lo dire. sanno tutti. Amore, Ok, scusa. Madonna mia, cioè proprio di queste cose. Vabbè. Ci sposiamo a Gardaland, raga.
Le tue sorelle, my sisters are gonna come here. Vale and Luca, Vale and her boyfriend are probably gonna come next week. Chiedetemi quali sono le sorelle preferite di Chiara. Next week, and Franci and Ricky are gonna come from April 7th, I think. And my dad is also coming soon, but he wants to know when we are kind of in labor, so he can come because he cannot labor stay. Vuol dire contrazioni, quando perché ho studiato inglese, boom. And Fede's mom and dad are coming tomorrow. Yeah. And our baby domani nurse is coming today. Yes. Sì. Sì, sì, mia sì. Mamma lascia un ufficio. Come fa? My mom is here for over a month. And then she's gonna go on a little trip, but she's not staying with us. She's here with her these days, and then we rent her a place for her and my sisters too, because we're also gonna have a baby nurse staying at our house. Parla in italiano. Parlo un po' entrambi, ragazzi. Sono io, raga, per parlare in italiano. Sì, se volete fare domande in italiano lo potete fare a Fede. Io risponderò a quelle in inglese. Prediligo argomenti sul mio brufolo sulla coscia, per favore, grazie. La Matilde, la collezione Veblon Salad, sono finiti quei prodotti, ma settimana prossima penso escono tutti quelli nuovi che sono molto più belli, sono ancora più belli. Ho disegnato una linea anche io di costumi. Quanti chili hai preso fino adesso? Tanti, 14 chili ho preso. Pesa come me. Peso quasi come Fede, adesso peso tipo 70 chili, 71 anche, tu pesi 72? Sì. Boh. Sì. Sono felici i nostri genitori di diventare nonni. Mamma, sei contenta di diventare... Tantissimo. Contenta di diventare nonna. E la Tati invece, la mamma di Fede, non vuole essere chiamata nonna per ora. Esatto. Di che dimensione è il tuo brufolo? Ma sulla coscia, Fede, dai. In realtà è uno di quelli che si vede, ma se lo schiacci non esce niente. Dai, me. Amore, che schifo. Grazie, ma ci sai che ci sono i profili della gente che si schiaccia? Lo so. Allora, sì, madonna. Stiamo coprendo varie... C'è mia mamma che ride intanto. Di pubblico. Fede, il tuo brufolo è simile all'Etna, ma dai, veramente... Esci il brufolo. Che schifo. Beh, no, allora, se volete vedere il brufolo lo metto nel mio Instagram. No. No. Ragazzi, dovete tutti, se voi non state, if you guys are not following Fede already at Fedez, Fedez or Fedez, as the Americans say, you have to, because he's super close to reach 5 million followers. Ecco. Ti ho fatto anche un... Vorremmo arrivare a 6 milioni in un giorno, quindi vabbè. Yeah, we are in US. There is like, we're in LA where there is always light, so it's amazing. You guys want to see a little bit of a house? Like Fede and I can bring around the house and Tere can explain everything. Non ti sto ascoltando, scusa amore. Ho detto se vogliono fare un tour della casa e tu spiegherai tutte le varie stanze, farai i tuoi commenti. Va bene amici, dai, andiamo. No, aspetta, aspetta, facciamo, vediamo un attimo, vediamo la loro reazione, vediamo se vogliono. No, comunque no raga, dai, è palloso. Faccio vedere il pancino è così adesso. No, va che chiedevano il mio di pancino. Eh? Fai vedere il tuo pancino? No, non ve lo faccio vedere. Che sta scalciando di brutto. Leo's room is not ready yet. Leo, cosa? Vogliono vedere, they wanna see Leo's room, but it's not ready yet. We're gonna build it in these days. No, Chiara era super proud di aver fatto un armadio per Leo, che secondo me è tristissimo. No, 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 so basically... Il problema è questo, ecco, ci consigliate, ma esistono dei mini armadi? Perché io li sto cercando e non li trovo. Fede vuole un mini armadio. Volevo dire che io sono l'unico che ha fatto uno shopping incredibile per mio figlio. No, anche, cioè abbiamo... Siamo tu hai preso pieni delle di cose roba. Tristissime. Io ho preso delle cose bellissime, allora, che devono arrivare, tipo io in forma di draghetto, ho comprato, eccetera. Ho comprato, sul sito della Disney ho comprato il vestito da Buzz Lightyear. Il vestito da Batman, il vestito da Hulk, il vestito da tutti gli Avengers, poi gli ho preso due vestitini di Gucci, tutte le magliette tipo dei giocatori di basket, però effettivamente non si può vestire sempre un po' così, cioè ci vuole anche un po' abiti formali. No, hai degli abitini super carini, veramente. Fede, sei ingrassato. No, è dimagrito, ragazzi. È ingrassato, che cazzo dite? Emma Subs ha chiesto, però no. No, è super in forma. Ha le braccia più grosse, tipo dei muscoli sulle braccia enorme. Adesso. Un po' perché mi sto allenando 4 volte a settimana e sto facendo la dieta, ma è un po' perché mangiare la carne qua, secondo me, è tutto così. Non sono ingrassato comunque, amici. Allora, Corino dice, Fede, sei un mito rapper del mondo. Quando in Italia stai sempre là, anche quando nasce Leo. Beh, spererei che sia qua per la nascita di Leo. No, praticamente, poi vogliamo fare la cameretta di Leo, ma non vogliamo... creare troppo una nursery, perché staremo qua soltanto un mesetto dopo che sì. Nasce,
E casa vera, cioè la casa in cui ci sarà proprio la sua camera ufficiale, Non è sarà a ancora Milano e pronta. non è ancora pronta. Quindi vivremo per un mese in albergo come Vasco Rossi. Esatto, praticamente torneremo in Italia, non sappiamo ancora bene quando, e staremo un pochino in hotel fin quando il nostro nuovo appartamento sarà pronto. E non è che torniamo perché sia stronzi, è perché devo fare San Sì, Siro. torniamo perché io ho da lavorare e lui soprattutto a San Siro il 1 giugno. Comprati i biglietti! Fai un po' di... Potete anche non comprarli perché sono quasi finiti. Vabbè, però comprate gli Non ultimi biglietti, comprateli. perché stai facendo psicologia inversa. Chi vi ha regalato le rose, ce le ha Io. regalate... No. Fede non mi manda rose tipo da... Ah, ma scusatemi, ma allora adesso voi ditemi in Italia se esiste una cosa che si chiama push present, cioè che Pensa a tutti gli letteralmente. articoli che ci saranno domani su sta cosa oltre ai tuoi brufoli. Vabbè, ho capito, però cioè, fa ridere. In America esiste una cosa chiamata push present, che è cioè, letteralmente il regalo della spinta, e che si fa dopo È un che. regalo, ma secondo me si fa anche in Italia, cioè se No. dopo che una persona ha partorito Ah, per... dipende che regalo, io te l'ho detto, ti faccio un disegno bellissimo e non lo vuoi. Vabbè, comunque si fa... In America è usanza regalare un push present dopo che hai pushato Sì, il ma noi siamo bambino, italiani, quindi. ma anche in Italia si fa, semplicemente non si chiama push Vabbè, present, si chiama regalo per la nascita, se nasce no? verso Pasqua ti regalo un pasqualone. Molla fede. Cosa vuol dire molla fede? Ma Non lo come? so cosa... No, è Angie, ma no, vuol dire perché stava Ah, è Angie. ridendo del push present, secondo me. No, leggiamo tutti. Come reagirà la Mati all'arrivo del baby? Mati Sarà sarà un pochino gelosissima. gelosa. Ci hanno consigliato di portare le sue tutine dall'ospedale prima per E fargliela di fargli fare la annusare. pipì sopra. No, non è vero. Però secondo me dopo sarà tranquilla. Secondo me è proprio un istinto... Non ha molto l'istinto materno, diciamo, Mati. No. Però secondo me poi sarà contenta, lo vedrà come un fratellino. Non farete quella festa che si fa prima della nascita del bambino? No. Dovevo Ho voglia. farla questa domenica, però visto che abbiamo avuto non queste complicazioni, però il fatto che devo rimanere a riposo è stato meglio, non l'abbiamo fatta, abbiamo deciso di non farla. Leo starà bene? Aspetta che Matt mi ha mandato Cosa? un video di mia mamma. Vedi, si usa anche qua Quanto è bello questo il cappello. regalo dopo il parto. C'è mia mamma in ufficio che. Hai visto? Si Tagli, usa anche qua il tagli. regalo dopo il parto. Ma Potete non dipende. dirgli... Sì, vabbè, un regalino. Ma dipende dall'entità del regalo, è quello che non comprendono. Vabbè, quando sei un rapper di fama Ma internazionale, sai anche internazionale parlare dove? l'inglese. Vedi, tutti si sa più o meno che tutti lo fanno. Vi Sì, dipende, salutiamo tutti. Eh? delle rose. No, le rose Che ore sono? appassiscono. Io devo andare in palestra. No, vabbè, questa storia è ancora un po'. 11:20, facciamo il giro della No, casa? amore, dai. Fede, sarai un papà Camminiamo. geloso? Geloso di cosa? Certo che si fa le basi, Fede, in maiuscolo. Cosa vuol dire si fa le basi? Che si fa, è come se fosse virgola, le basi, Ah! Fede. Le basi, bravissima. Ti chiami, Sì, si fa cioè... un regalino. Anto in the, No, vabbè, bravissima. ma chiedi cosa mi hai chiesto. Digli cosa mi hai chiesto. E dopo mi dici, ah, c'hai ragione, Federico. Cos'è che ti ho Ti faccio un bel chiesto? disegno con i pastelli a cera. Io ho detto, voglio una cosa che mi rimane, cioè una cosa più Vabbè, bella. cazzo, un disegno, te lo Non appendi. mi rimane. Te lo appendi in ufficio. Fede, non fare il braccino corto, infatti. Dove partorirai? Partoriremo Fai in casa. Al al... No, non in casa, Cedar assolutamente. Sinai. Al Cedars Sinai, che è questo ospedale di Los Angeles. Dove ha E... partorito anche Jay-Z. Non Jay-Z. Beyoncé, proprio Jay-Z ha Lui ha partorito. Sì. partorito. Ciao, Xenia. Chi è Xina? Non è Xenia, è un'altra ragazza, amore. E basta, avete altre domande? Cosa hai chiesto? No, non ho chiesto niente, ho detto solo una cosa che Ma che rimane. stronza che sei. No, l'altra cosa era per il mio compleanno. E non dirla. Non Non dirla. la dico perché poi. Esatto. Cioè. Ma lascia anche lui a parlare, parli da un'ora. No, ma che Ha passiva, ragione, ragazzi. Io grazie. sono qua che cerco di intervenire. Cioè, sento il Una. cespuglio nella E recita le chip dice scolastica. che il disegno è una cosa molto più personale che avrai solo tu. Brava! È quello che le continuo a dire anch'io, che il disegno. Cioè, un bel disegno. Perché gli anelli, i gioielli, le cose? Un bel disegno con i pastelli a cera. Vedi, i papà romantici spesso regalano anelli o gioielli anche in Italia. Vabbè, Sì, ma il papà romantico gliel'ha già fatto un anello. per la Che è un signor proposta. anello, tra Sì, è parentesi. questo qua, però è per la proposta di matrimonio, cioè cosa Vabbè, quanti c'entra? cazzo di anelli vuoi? Mica Rick Ross, Era eh. poi la proposta di matrimonio e il mio compleanno. Cosa? Ah, Questo anello. perché al tuo compleanno non ti ho regalato niente. Amore, era per il mio compleanno, sì. Ah, è vero. Scemo. Che rincoglionito. Cos'altro mi hai regalato il mio Vabbè, lo compleanno? so.
C'è anche Alvaro, ciao! Alvaro Solero o Morata? Morata. Ah. Ciao. Leo crescerà in Italia, Leo crescerà un po' cittadino del mondo, però sì, la base principale sarà in Ma Italia, come però viaggerà con cittadino noi. del mondo? No, nel senso che viaggerà con No, noi, che Ale non sarà so. italiano, raga. La povera Mati è lì. Sicuramente crescerà con formazioni italiane. Mati? Mati, chi c'è? Chi c'è Mati? Zero, è lì, la Non mi frega. vedete? Se volete vi È faccio lì. vedere una cosa bellissima di Mati. Aspetta, non riprendermi in déshabillé. Ti devo girare? Quindi Guarda. giro? Aspetta, vengo lì. Oh, Mati goes crazy for this laser. Mati! È andata contro la mamma! Amore! Mati, say hello to everybody! Say hello to everybody! Dove Mati! sta cercando il Ha laser? appena cambiato la bandana, Sì, adesso sembra una se lo... piccola Boy Scout. Amore, devi sederti, però non devi Sì. stare così, dai. E basta. Vieni qua, amore. Oh, qua è anche bella. No, era bella come prima. Oh, ciao! Chi? Ciao, Greg! Anzi, Zvi. Ciao, Zvi. Chi è Zvi? È Greg. È il nuovo Greg, il nome di Greg, che ha fatto la conversione. Come va, Tel Il Aviv? file MP3 a file. Sì. Ciao Franci, ti salutiamo. Chi è Franci? Non lo so, si chiama Franci, ha scritto, mi Ah. saluti, ti prego. È bellissima la Mati, sì, la Mati è super bella. Anche io sono bellissimo. Ansia, un pochino, direi. Un pochino ansia del parto, più di incontrare Leo, perché quello siamo molto excited. E poi sì, sarà un po' un'ansia diventare genitori, però siamo anche super excited. Non siamo mai pronti. A Non siamo mai pronti, no? Ma anche all'idea del parto, cioè. quello io sono tranquillo. Angie fa, ma Marina è la Maurizio Costanzo li ha pollaiata. La Mati è appena scorreggiata, raga, dovete Avete sapere che la Mati scorreggia come un uomo, praticamente. sentito? Ti ho sentito di. Mati, Quello cosa fa quella fai? nonchalance. Sì, è proprio lì tranquilla. Vedrete Leo? Certo che vedrete Leo, perché non dovremmo farvelo Sì. vedere. Chi è il più agitato? Io. Fed, No, per il no, parto per il lei. parto io naturalmente, perché il lavoro grosso dovrò farlo io. Però in generale quello più agitato sono io. Sì, Mati ha 7 anni e mezzo e l'ho presa che aveva 2 mesi, quindi praticamente ha passato tutta la sua vita con me. Ma dai, solitamente li prendi a metà Beh, magari quando puoi c'è prendere più grandi, cosa vuol dire? E la Marti, ciao amore. Saluta Marti. Saluta Marti. Ciao Marti. Farai il video di ricordo durante il parto. No. Faremo una diretta. No, scherzo, scherzo. No, niente No, video. no, non siamo un po' contro questa cosa, non fa un po' impressione. Se farai il parto naturale, Fede assisterà. Fede assisterà Da assolutamente, dietro? però non. Sarà di fianco a me Così, e tipo, esatto, una spiccioli. cosa del genere mi aiuterà in questo modo. Ciao Manu! E basta, volete fare un giro della casa? No, nessuno vuole il giro della casa. Cognome di Leo? Lucia. No, Lucia Ferragni. è solo Lucia. Avrà il doppio cognome. No, perché la legge italiana dice che se il padre non è d'accordo non Ma può il avere padre è doppio d'accordo. cognome. No, voglio E bloccare la dinastia no, no, Ferragni qua. no, sarà Lucia Ferragni, tutti penseranno che Lucia sarà un secondo nome, Che quindi sarà Leone stronza, Ferragni alla raga. Che fine. stronza. Hi René! Chi è René? René è Il una Zabbagna. delle mie specialist. Ah, una delle mie. Vabbè, una. Voi ragazzi, quante facialist avete? Because in LA it's like such a thing to do facials. In Italy it's not as popular, I Io ero guess. rimasto che facial era una categoria di un porno, raga. Vero? Cioè, pensa agli articoli che tireranno fuori da questa diretta. Chi cacchio li legge tanto? Vedi, facciamo un giro della casa. Ok, No! giro della casa. No! Giro della casa con No, Fede. fatemi delle domande, dai. Domande Ok, 5 scomode. more minutes of questions to Come Fede si in dice domande Italian or English. scomode? Uncomfortable Uncomfortable question. questions, Si sì. dice così davvero? Penso, non lo so.
Se era femmina, nome non ve lo diciamo perché lo teniamo per la prossima. va bene. Scrivete in tanti che volete la prossima diretta al giro della casa. Sverrai durante il parto. Chi? Io? Sì, che No, io, secondo me spero di no, no. ma io sono pronto, io so tutto, raga. Ho fatto 6 ore di corso preparto più altre tipo 650 visite. Adesso quando andiamo a fare il, come si chiama, l'NST, giusto? Quando andiamo a fare il nostro stress test, praticamente lo leggo io al posto del ginecologo. Non sto scherzando, cioè riesco a leggere È il nostro, bravo. non è Non so se avete difficile. visto il mio Instagram story, ma c'è lui che ormai sa leggere i risultati benissimo e sa anche mettere i foglietti uno sopra l'altro No, velocissimo. quello Davvero, no. dottore. Che fa in studio? Un nuovo album. Sto scrivendo un nuovo album. Chiedono come si E con questa vive. allegria, tra l'altro. Sì, veramente, felicissimo, ragazzi. No, le canzoni sono bellissime. Pensate, io le ascolto così tanto che mi sveglio pensando alle canzoni del nuovo Sì, album. E sono sarà. molto belle, sono molto diverse dal solito. Canto in falsetto. Ma mi ha scritto, è vero che ti stai vestendo un po' male ultimamente? Grazie! No, praticamente non mi sto vestendo, sto quasi sempre riciclando vecchie foto perché non sto facendo, sono a casa, non è che ho molte attività da fare. Preferite l'Italia o l'America? Dipende da che cosa. Dipende, dipende. L'America, vabbè, qua abbiamo molta più privacy, possiamo uscire, cosa che in Italia è un po' più macchinosa. Però, come cultura, come mentalità, preferisco molto l'Italia, molto di più, secondo Essendo europei è difficile me. stare in un posto sempre con americani, cioè nel senso non ti senti mai completamente a casa, mentre in Italia o comunque in Europa ti Non è senti. vero, americani io vi voglio bene Ma invece. anche io voglio bene gli americani, però è diverso, siamo proprio due Sì, no, è culture diverso. È diverse, diverso. quindi è molto bello, ti dà tante possibilità, però al tempo stesso non ti senti mai completamente a casa, anche se il lifestyle qua a Los Angeles, per esempio, è stupendo. Come sono stati questi mesi di gravidanza? Intensi. Lunghi, mi sembra essere incinta tipo da 3 anni, perché l'abbiamo saputo subito, proprio sono rimasta incinta a luglio, l'abbiamo saputo inizio agosto, quindi comunque l'abbiamo saputo subito subito, e è andato tutto benissimo, proprio senza nessun problema fino a fine febbraio, fino al 20-22 febbraio, poi da lì ho dovuto mettermi a riposo, però comunque tutto bene. E speriamo che anche il parto vada benissimo, così da avere il ricordo migliore. Non ho mai vomitato, non ho mai avuto nausea, niente. Sono Zero. stata per quello Ho vomitato più fortunatissima. io. Fede ha avuto invece un po' di vomitini vari, eccetera. Cibo italiano-americano, cibo italiano, tutta la Italiano, vita. C'è qua mia mamma, infatti, che mi sta facendo tutti i manicaretti italiani. raga. La pasta ha fatto con i manicaretti. Le cotolette anche? La cotoletta. Vabbè, stai qua da un giorno, non è che ho fatto. E basta. Giro casa. Giro No! casa. E Dai, tu? io vado No, in palestra, dai, raga. amore, Ma devo no, andare, no. Un attimo, amore! 5 minuti, Ma poi. dai, c'è Danny che mi Dai, aspetta! amore, 5 minuti. Ma no, non sei mai arrivato così in orario. Sono sempre in orario Non io. ci metti mezz'ora ad andare in palestra? Aspetta, Ce sì che mi ricordo che ora c'è la l'hai palestra. a mezzogiorno? Mezzanotte. Mezzogiorno. Aspetta, Ho deciso di partorire, perché abbiamo deciso di partorire in America? Per una questione che Fede doveva registrare il disco qua, che era prima. Ok, for tomorrow. Ah no, alle 12. Ok. perché Fede doveva registrare il disco, aveva i suoi Ma non è produttori per qua, quello. perché avevamo più privacy e per Il far doppio avere la doppia passaporto. cittadinanza, il doppio Se passaporto a ti sente Leo, Trump. visto che comunque io già avevo la green card, Fede al visto. E quindi era più comodo così. E Perché così poi, puoi diventare presidente degli Stati Uniti, raga. E nascendo qua, potrebbe diventare presidente degli Stati lo Uniti. cresceremo, gli daremo una formazione tale, cioè che lui nasce e deve diventare presidente degli Stati Uniti. Conto delle cagate che sto dicendo. Ok, tour house. It's a little messy right now, but Infatti, Fede. cioè, fai vedere come sei Vabbè, ma Fede disordinato. is gonna explain the Ma whole no, Fede non house. explaina niente. Dai, dai. No. Ciao a Chi è? Matteo Peruzzi, ciao ragazzi, ragazzuoli, ci mancate. Lo so. Il In giro della realtà. casa lo fa Fede in inglese, esatto. Io riprendo, però Fede Oh. farà il giro. Ok, go baby. So, this is the most interesting things in the house, the puddles of Louis Vuitton. They come from the Rio show.
in 2016, May 2016, mia mamma è andata via. And what else is here? This is the living room. Yeah. So it's kind of like that to show it to you guys. Ma no, è solo per fare un tour, ma non è che c'è qualcosa da spiegare. This is the other things most interesting in the house. And that's it. I think there's nothing else. Nothing else, yeah, for sure. No, mi dicono: Chiara, sei troppo fortunata con un uomo così. Lo so, avete ragione, amici. Oh. Questo è un premio che hanno dato a Chiara? No, era una nomination, poi non ho vinto il premio. Ah, non hai neanche vinto? No. Che vabbè, gli altri ce l'ho in ufficio. Questo... Tutti anche, ma non hai vinto mai un cazzo, ma perché scusa. Sono rimasti lì così. Non ha vinto guardate, niente. Questi, this is like something very stupid I bought with questa my friends. Questa è una friends. Cosa per me, cos'è sta merda? È una medusa, jellyfish. Finta. Cos'è and questo? This is like the star maps of the houses of the star. Souvenir maps. Ma perché? Because when my friends were here, we just went to see some of the best houses in LA. Vi faccio vedere il mio closet, che è la cosa più interessante. C'è Mati qua. Allora, fagli vedere il mio armadio. Il mio armadio, siccome so Chiara... this was one of the rooms. Ma siccome Chiara non mi ha cagato di pezza, cioè dovevo venire qua così. Mi sono costruito, tutto quello che vedete non c'era, e me lo sono costruito io con le mie manine, e un po' quelle di Sergio. Guardate, vabbè no, adesso è un po' disordinato in realtà. Vabbè. So this is this was like another little guest room, and now it has become Fede's closet. And this is his shoes and his stuff. He's like super organized. Guardare. Questa è mia comunque. Non smettila. Mi ruba le felpe, ragazzi. Vabbè, non c'è tutto ovviamente tutto il mio armadio, però. This is my vintage T-shirt. Yes, now, like a year ago, he was like so against like vintage T-shirts and vintage in general, and now he's the you're a liar. It. You're a sneaky person. I'm not a sneaky person. So this is Fede's closet. Esatto. Ciao, Mati. Basta, finita qua. Finito il giro della this casa. Is like a little. I have three bathrooms. This is like one of ma the small bathrooms. Gli può crescere, gli può portare. Vabbè, queste sono le rose. No, amore, amore, aspetta. Queste sono le rose di Leo. Questo è l'ingresso. No, amore. Oh. Amore. Dai, ma stai... Ciao, amici. Dai, veramente. Ciao, faccio vedere una chiappa. Amore, no. Here. Ciao, mamma. This is another bathroom. It's like a guest bathroom. Over here. Posso far vedere la camera ordinata. This is a guest bedroom that is gonna become Leo's nursery and bedroom. And here we have a little bit of the... all the baby stuff for Leo and we have way more but these are the ones that we've already cleaned. I love this one. This was like from like a friend of mine, Fabio, and we can't wait. And then there are all these toys. This is pretty cool by my friend Veronica, and Mati wants to steal this so much. She goes crazy for fittest toys. And then we have like amazing, like small ones, like for like Nirvana, Guns N' Roses and stuff. We have the Jordan ones, and we have so much stuff coming. The little Gucci socks, and that's it. And then we have to like build the nursery between today and tomorrow, kinda. Ora si stanno lamentando tutti che non ci sei più. Lo so, ero la stanza. Fai vedere la mia cabina armadio. Descrivi la mia cabina armadio. This is my my walking closet. And diciamo che that looks organized, but it's not organized. It is organized. It's no, very organized. Sure. And these are my bags over here. There is a little mess here. This is like a little part of the hospital bag. These are some of the... Hai fatto vedere il coso di Leo? Sì. Perché lo fai vedere che non ci sono tutti i vestiti che ho preso io? Sembra perché che non sono ancora arrivati, sembra amore. Sembra che poi non li abbiamo preso un cazzo, povero. These are some of my shirts, some of the dresses, some of the coats, sporty stuff. Vabbè, amore, che new palle. Jackets. Amore, interessa alle persone. Frega. Sweaters, dresses, sunglasses, hats. Il cappellino con le orecchie di Topolino. Sì, era di Disneyland. È bellissimo, vuoi metterlo? Se ci vado in giro dici che mi prendo in giro. No, non tanto. Shirts, jackets, t-shirts and jackets and jeans. And now I fit three pairs of the whole thing. Sto sbadigliando. Ok, andiamo verso le altre stanze. Quali? Mio amore, cioè, è finita la casa. Non è finita ancora, dai. Comunque è molto più bella casa mia.
No, ragazzi, a voi piace più casa mia o casa di Fede? Casa mia è bellissima. A parte non sarà più casa nostra, cioè è casa tua. Comunque, però... Comunque, forse cambiamo questa casa. No, vabbè, cambieremo questa casa fra un po', non adesso. No, cambiamo subito. This is the kitchen. Dun dun dun. It's a little messy because we've just had breakfast. This is the outside areas. This is where I take most of my photos. Mami, puoi stare? Non ti... These are... This is pretty cool. It's like a big scusa, Chanel. Amore, scusa, una cosa importante. Aspetta, amore. These are like... No, amore, amore, ti fai vedere una cosa importantissima. This is a spruzzino. L'ha dimenticato Maria, quello. Quanto sei scemo. And then we go in this area. This is our area, mainly. This is our bathrooms. Our bathroom, which is big. It's a little disorganized at the moment. This is all my stuff that I use almost every day. This is my makeup. This is me. And this is like Fede's kind of part. And then we have like my pajama stuff. And then here I have to organize. Oh, look at my baby bump. We have to organize. But this is my shoe closet. I'm wearing Chiara Ferra Nicolini. And these are all my sneaker and a little bit of everything. The heels are mostly here. And it's pretty cool. And now it has a little bit of more of order. Un pochino più in ordine adesso. Dopo il baby organizzerò meglio. Questa è la mia foto per Vanity Fair US che avevo scattato al Beverly Hills Hotel. This was the photo we shot for Vanity Fair US in 2015 or 2016 at Beverly Hills Hotel. This was another one from Cosmopolitan. These are some of my favorite photos. This is an LED mask. It's kind of crazy, right? And this is Matilda's Matilda's bed. Dun dun dun. This is me now. Bedroom. And this is the backyard. Super sunny now. My mom is there with Mati. Ciao, amore. Vieni di qua. Tutti dicono che è molto più bella questa casa della tua. Ma cosa state dicendo? Non capite nulla. Vero? Vero che avete detto così? Fammi vedere che mi hanno cacciato. Scusate. Amici, io vado a prepararmi, vado in palestra. Volevamo Ciao. Salutarvi tutti e... Ah, se oggi arrivo a 6 milioni di follower, vi regalo casa di Chiara. Scemo. Grazie a tutti, ci sentiamo presto e grazie di averci seguito.